Pace e bene a tutti, carissimi telespettatori. Ecco, come mi vedete, sono ancora solo. E allora Virginia non si è ancora ripresa perché l'influenza è quello che è, deve avere il suo decorso. Virginia, muoviti, fai presto, mi raccomando. Sta cucina aspetta a te. Vedi di fare quello che devi fare, ok? Grazie Virginia, tutti quanti ti stiamo aspettando. Bene. Buon inizio settimana a tutti, oggi è lunedì 14 ottobre e la Chiesa fa memoria di San Callisto Papa. A lui sono dedicate le famose catacombe romane, appunto di San Callisto, che si trovano sulla via Appia Antica e definite e chiamate anche cripte dei papi. E poi abbiamo ancora un pensiero da rivolgere a tutti quanti noi e a voi che ci seguite da casa, con un pensiero francescano, con una preghiera meravigliosa. Una preghiera meravigliosa che ci permette di entrare in sintonia, in dialogo con Dio. San Francesco compose questa meravigliosa preghiera, le lodi a Dio Altissimo, sul Monte della Verna, in Toscana. E lì questo incontro meraviglioso con Dio, dove ricevette le famose stimmate. Tu sei santo, Signore, solo Dio che operi cose meravigliose. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo. Tu sei re onnipotente, tu, Padre Santo, Re del cielo e della terra. Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo e vero. Tu sei amore e carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. Tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei sicurezza, tu sei quiete. Tu sei gaudio e letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia, tu sei temperanza, tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza, tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine, tu sei protettore, tu sei custode e nostro difensore, tu sei fortezza, tu sei refrigerio, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna. Grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso, Salvatore. E con questa meravigliosa preghiera scritta da San Francesco sul Monte della Verna in Toscana, ecco che accogliamo nuovamente in mezzo a noi, dalla Toscana, da Livorno, Silvia Bargigli. Bentornata Eccoci. Grazie, Silvia, come stai? Pace bene, grazie. Sto bene, bene e devo bene. dire emozionatissima per questo bellissimo brano che hai letto. Visto quanto è bella questa preghiera di È San molto, Francesco? molto, molto bello, E ce ne molto sono tante, toccante. tante altre. Allora, Silvia, eccoci qua. Bentornata. Come Grazie. vedi, Virginia non è ancora ritornata. E allora, rimettiamoci al lavoro. Oggi cosa ci proponi? Oggi vi propongo e ti propongo una ricetta tipica toscana, però in due varianti. Come vedi qua sul nostro bancone, infatti abbiamo tanti ingredienti, perché come saprai il castagnaccio è un tipico dolce della mia Toscana. Ma non soltanto della tua Toscana, si trova un po' ovunque, nelle Vedi? regioni dove c'è appunto Abbiamo ricchezza di i castagne, castagni. appunto. E quindi faremo sia un classico castagnaccio dolce con la farina di castagna, appunto, il rosmarino, l'uvetta e i pinoli, ma anche
un castagnaccio salato, quindi faremo una versione salata appunto. Interessante, è la prima volta che sento questo. Bene, allora. E quindi, se sei d'accordo, prima mangiamo il salato e dopo mangiamo il dolce. Il dolce, giustamente. Allora, carta e penna, carissimi telespettatori e telespettatrici che state qui con noi. E allora, per il castagnaccio dolce e salato, partiamo prima da quello salato, cosa abbiamo bisogno? 250 g di farina di castagne, poi abbiamo 700 ml di latte, due salsicce fresche, una cipolla rossa, quanto basta di semi di finocchio, olio extravergine di oliva. Bene, e poi dopo? E poi invece per quello dolce avremo sempre la farina di castagne, 350 ml di acqua, 50 g di uvetta mollata nell'acqua, 50 g di piroli e degli aghi di rosmarino, 3 cucchiai di zucchero, un pizzico di sale e olio extravergine di oliva. Bene, allora, mettendo da parte un attimo gli ingredienti del dolce. Infatti, questi li mettiamo un attimo qua, così ci mettiamo subito all'opera per quelli salati. Salata, benissimo. Allora, prima cosa da fare, padre Francesco, è quella... Mi devo preparare. Ti devi preparare, puoi tirare, esatto, puoi liberarti così, puoi lavorare bene. Bene. Io metto a scaldare il latte sul fuoco, sì. E tu gentilmente mi puoi, ti passo magari un coltello, e pelare una cipolla e tagliarla ad anelli. Ad anelli, intanto ti consegno il latte. Grazie. E io, ecco qua, la trovi qua davanti a te. Ecco qua, prendo la cipolla, che speriamo non mi faccia piangere. Eccola qua, ecco, uno e due... Che bella cipolla, bella rossa rossa, ma mica mi viene da Tropea questa? No, questa è una classica cipolla rossa, però quelle di Tropea devo dire sono deliziose, sono buonissime. È vero, è vero. Sì, sì. Oh, dunque, bucciando la cipolla, togliendo ovviamente la pellicina, ecco, ne qua... esce fuori un colore meraviglioso. Potrebbe... Esatto, ecco, e qua lo facciamo andare lentamente il latte, perché tanto basterà che sia tiepido, non dovrà bollire. E va bene così? Va benissimo. Io intanto prendo un piatto, così possiamo... Quindi metterci. Tagliando la cipolla ad anelli, in questo modo, ecco. Lo andremo praticamente a soffriggere con un filo d'olio in padella. Mm-hmm. E quindi magari mentre tu finisci di tagliare a rondelle le cipolle, io inizio a far scaldare l'olio con la padella. Benissimo. La cipolla al momento non sta combinando danni. Al momento. E mi sembra che non stai neanche piangendo. Per niente, guarda qua. Forse gli occhiali ti stanno salvando. Può darsi. Allora, ecco qua. Ecco. E allora, io ho terminato di... tagliare la cipolla, la metto nel piatto. La puoi mettere direttamente lì, sì, così adesso appena l'olio sarà leggermente scaldato, caldo. Possiamo andare ecco a mettere. Qua. Allora. Sarà una cottura molto molto veloce, perché poi tanto termineremo il nostro castagnaccio direttamente nel forno. Quindi bene. Scusami, ti passo davanti. Tranquilla. Aggiungiamo un filo di olio per la nostra cipolla. Allora, parliamo un po' della... Grazie. Di te ancora, no? Sì. Perché l'altra volta è stato venerdì che ci siamo salutati, sì. Quindi avrai trascorso un fine settimana in famiglia. In famiglia, con mia figlia, sì, abbiamo fatto una bellissima passeggiata. A me piace andare anche appunto quando il tempo lo permette, magari non piove, andare anche a raccogliere le castagne, per esempio. Certo. Perché tra l'altro in questo caso, magari se sei d'accordo, mentre sì. ti racconto un po' di noi, iniziamo a togliere la pelle alle salsicce, perché dovremo anche queste andarle a rosolare. Ah, va bene, quindi magari allora, questo coltello lo lascio a te, così puoi usare ecco. quella. Perché spellare la salsiccia. Spellare la salsiccia, esatto. Perché noi oggi usiamo della farina di castagne, no? Sì, le castagne comunque è un frutto autunnale, tipicamente autunnale, ma che ha anche tantissime proprietà. Assolutamente, è ricco di potassio. Ferro, è fanno ricco bene ai muscoli. Bravissimo. Sì, sì. E tra l'altro l'ho scoperto recentemente che le castagne sono ottime anche per chi ha problemi di anemia, pensa. È vero? Sì, perché appunto è ricco anche di fibre, quindi è importante che ci sia
anche un... ecco qua. Allora, io direi, siccome il nostro olio praticamente era diventato un po' troppo caldo, ecco, utilizziamo prima questa per andare appunto a rosolare le nostre salsicce. Ecco qua, questa grazie. È la mia. Le possiamo mettere direttamente così, tagliate grossolanamente, sì, con le dita. E questo insomma è un piatto ricco, no? Perché alla fine insomma è un piatto autunnale ma anche invernale, insomma abbiamo bisogno di proteine, abbiamo bisogno appunto di ferro per il nostro organismo. Ma lo possiamo trovare tranquillamente non soltanto così ma anche nella natura stessa, no? Tutte queste, sì, importanti proteine. Sì, tra l'altro la farina di castagne può tranquillamente anche essere fatta in casa, perché se noi appunto ci dilettiamo con la nostra famiglia magari non ad sembra andare... possiamo trovare insomma nei supermercati, anche se la troviamo facilmente. La troviamo facilmente. Però c'è sempre il fatto che magari qualcuno, ma io già sto in una zona di castagne, che faccio? Me vado a comprare. Infatti. Magari mi vado a raccogliere perché c'è un fondo di castagne e quindi dice, ma me ne prendo due castagne, me le faccio belle belle essiccare. Infatti. Il tempo ce l'ho e quindi alla fine mi trovo già le castagne secche. E le possiamo, le possiamo utilizzare in qualsiasi periodo dell'anno. Eccoci qua, questo allora, lo possiamo terminare qua. E io direi, se tu sei d'accordo, padre Francesco, mentre io metto gli anelli di cipolla, tu gentilmente, il nostro latte si è sufficientemente scaldato, puoi iniziare a trasferirlo qua. Direttamente sul tagliere. Ecco, sul tagliere. E poi ti passo, ecco, unisco magari gli anelli, ti passo un contenitore dove setacciare la farina di castagne ed unire appunto poi il nostro latte caldo. Bene. Allora, intanto stai magari soffriggendo. Sì, forse lo la soffrigo. Fiamma un po', sì, esatto, un po' alta, mi trasferisco su un fuoco un pochino più basso, così evitiamo di farle bruciare troppo. Ecco qua. Intanto, e come ti dicevo, non evitare, ecco qua. Abbiamo praticamente, come ti dicevo, la nostra farina che per evitare che si formino dei grumi utilizzeremo, ecco qua ce l'hai alla tua destra, ecco qua, un setaccio. Quindi se vuoi ti aiuto, sì, con l'aiuto ci gioco di un po'. Ci gioco tanto un po'. La nostra cipolla si sta soffriggendo per bene. Delicatamente soffriggendo. Una curiosità, perché è veramente la prima volta che vedo un castagnaccio così salato. Ma guarda, a Livorno, ma in generale... Che io mi diverto. Sì, è bellissimo, vero? In Toscana, ma in generale a Livorno, non so se sai che c'è il salame con i semi di finocchio, la cosiddetta finocchiona, che è buonissima da magari mangiare. Magari me la farei assaggiare, no? Assolutamente. Ecco. E quindi la salsiccia con i semi di finocchio si sposa benissimo. E poi la castagna, oltre ad essere utilizzata per il castagnaccio appunto classico, appunto, siccome era la castagna veniva anche chiamata, bravissimo, infatti veniva proprio chiamata pane dei poveri, perché nei luoghi, non soltanto in Toscana ma anche in altri luoghi, certo, dove c'era un'abbondanza di castagne, si utilizzava le castagne non soltanto per fare dei dolci ma anche per fare della pasta, fare del pane, certo, insomma, certo, per tante altre, certo. Altre l'oro ricerche. Marrone, cosiddetto oro marrone, poi ho scoperto da pochi decenni per la vendita. Ecco qua. Bene. Io ricordo che quando ero piccolino, sì, con i miei genitori facevamo un po' le passeggiate, no? Sì. E andavamo un po' nei luoghi di montagna e ci trovavamo appunto verso le zone di montagna, c'erano i castagnetti e allora si raccoglievano. Bello, bellissimo, respirare castagne, aria pulita, sì, passare una giornata infatti, tutti insieme. Bello, bello. Si raccoglievano le castagne. Sì. E poi famose, almeno per quanto riguarda nella nostra zona, quindi nell'Alto Casertano, famose andavamo a raccogliere le castagne di Rocca Monfina. Ah, insomma, sì. Poi, tra l'altro è buonissima anche la marmellata di castagne. Marmellata di castagne, sì, ma non solo, sì, si fanno tante cose sì, con le castagne, a cucinarle anche
fare un buon contorno anche con, sì, con i funghi, con per esempio, funghi, una zuppa di funghi e castagne, insomma veramente funghi, vabbè, possiamo basta, fare qualsiasi cosa. Non usciamo più qua. Allora, senti, ti chiedo gentilmente se puoi inserirmi pian piano il latte nella farina e lo puoi girare con la frusta, che intanto così tolgo dal fuoco la Quindi, cipolla. Quindi io giro. Giri e adesso intanto arrivo subito e ti vengo a dare una Bene, mano. D'accordo. Solo... Io intanto, ecco qua, verso lentamente a fontanella il latte nella farina. Sì. Ecco, sto cercando di mescolare per benino, cercando sì, di non combinare danni. No, stai andando benissimo. Ecco e qua. Mentre tu continui, io nella stessa padella ancora calda, dove abbiamo praticamente fatto soffriggere prima la cipolla e poi la salsiccia, vado a mettere i semi di finocchio, sì, perché i semi di finocchio, come anche le mandorle, i pinoli, diciamo, se vengono a contatto con il calore, tirano fuori ancora aroma, di più l'aroma, sì, esatto, i propri oli essenziali, e quindi li mettiamo a fuoco spento un pochino qua, sì, e così praticamente saranno ancora più calda di con prima, la padella calda, ecco, senza tra l'altro bisogno di averla lavata, perché tanto poi andremo a unire tutti gli ingredienti, ecco, quindi anzi sarà ancora più saporita. Attualmente il procedimento non lo vedo molto complicato, difficile. No, ma direi che non lo è, perché come vedi abbiamo semplicemente Infatti. Scaldato il latte, unito, poi come puoi vedere, aiutandoci prima setacciando la farina, sì, e poi con l'aiuto della frusta non abbiamo neanche dei grumi. È vero. Quindi sei stato bravissimo, vedi? Sono stato bravo, dai. Ecco, meno male, meno male. Sì. Quindi si sente l'odore e il profumo della castagna, lo sai? È buonissimo. Mamma, che meraviglia. Sì. Guarda. E qua, come vedi, invece abbiamo... E mo si stanno mescolando gli odori. Esatto. Ecco. Siamo praticamente... Non abbiamo fatto una cottura troppo lunga, perché tanto poi noi dovremo andare a cuocere per una trentina di minuti a 180 gradi in forno, e quindi sia la cipolla che la salsiccia... Non avere una mezza cottura. Una mezza cottura, giusto per tirar fuori appunto i propri sapori, però termineranno di cuocere successivamente. Bene. Quindi adesso si aggiunge qua dentro. Li aggiungiamo dentro, ecco, e se lo vuoi fare tu, io prendo i semi di finocchio e praticamente Vado. Siamo quasi ecco. pronti. Ecco qua, meraviglioso. Ecco. Faccio meglio così, vai. Ah, sei mancino, sì, padre Francesco? Sono mancino, ah, sì. Ma la verità sono ambidestro. Infatti ti chiedo, perché prima mi sembrava di averti visto usare la destra e adesso sì, la sinistra. Sì, infatti, no, a mio piacimento, una volta faccio la destra, quando, una volta la sinistra. Quando scrivi con la destra, ma anche con la sinistra. Ah, quindi proprio a volte mi diletto e mi diverto anche a scrivere con tutte e due le mani. Sì, sotto sopra, là, perché poi era la sfida sin da quando ero bambino, capito? Sì. Quindi c'era questa... C'ha voglia di giocare anche con la scrittura. Ho capito. Anche perché da bambino poi mi obbligavo in un certo qual modo a scrivere con la destra, ma io preferivo scrivere alla lavagna con la sinistra. Poi creavo un po' di, insomma, di incomprensione, allora ho detto vabbè basta, non comincio a scrivere con la destra. Quindi è una cosa che hai avuto sin dall'inizio. Poi mi hanno capito e quindi automaticamente la maestra mi fece scrivere con la sinistra. Bene. Quindi. Senti, io prendo la teglia, così Bene, che dici, d'accordo, lo mettiamo in forno. Allora... Continuo, che devo fare? Continuo a girare? No, mai Siamo andata. Siamo pronti, hai mescolato con la destra, hai mescolato con la sinistra, Ci è vai, perfetto. Ecco qua, bene. E adesso? Siamo pronti. Dunque. E, giusto per avere, diciamo, la certezza che il nostro dolce, in questo caso la nostra torta salata, non si vada ad attaccare, mettiamo un filo di olio, vai, proprio poco poco, sul fondo della nostra teglia. Bene, questo permette, ecco, alla Z di Zorro. Ah, sì. Ecco qua. E poi possiamo unire il nostro composto. Bene. Allora, vado. Perfetto. Ecco qua. Tutto quanto per sì, benino. Magari poi ci aiutiamo con l'aiuto di una forchetta, in modo tale da uniformare bene i nostri ingredienti, sì, di salsiccia, cipolle e semi di finocchio. E poi, che dire, non ci resta che andarlo ad infornare come ti dicevo, a 180 gradi per 30 minuti. E però, volendoci 30 minuti, io non potevo non preparartene già uno, giusto? Dici? Beh. Ma non ti preoccupare, che noi sappiamo come fare. E ci vediamo dopo, vero carissimi? Pace bene, a dopo.
Pace bene, eccoci qua, ritornati in studio nella puntata dedicata ai castagnacci. Abbiamo prima realizzato il castagnaccio dolce, no? E quello salato. Adesso stiamo invece preparando quello dolce. Il classico castagnaccio. Sì. Ascolta Silvia, tenendo presente il piatto di prima, sì, ci è arrivata una telefonata dalla signora Luisa di Foggia, sì, quindi la Puglia, giustamente dice, vabbè, castagne, castagnaccio, eccetera, la carne, va bene, tutto quanto, ma volendo fare un altro tipo di ricetta con la farina di castagne, quali altre cose si possono realizzare? Beh, io direi svariate. Anzitutto possiamo farci del pane, ecco, della focaccia, buonissima, anche da metterci del prosciutto sopra, è veramente una delizia. Certo. E possiamo farci della pasta, oppure possiamo farci dei ravioli, degli gnocchi di castagne, conditi proprio, per esempio, con anche la salsiccia e i funghi. Sono veramente deliziosi. E poi, invece, visto che adesso stiamo per fare una ricetta dolce, a proposito di ricette dolci, anziché il castagnaccio possiamo fare delle frittelle di castagne. Ottimo. Quindi esattamente lo stesso tipo di impasto, ma anziché cuocerlo in forno come faremo con il nostro castagnaccio, lo andiamo a friggere appunto. Una sorta di zeppolelle poi. Bravissimo. Alla fine, ecco. E poi o le mangiamo così con una spolverata di zucchero a velo, o proprio per una goduria assoluta, un po' di crema di mascarpone. Carpone, di panna, insomma, possiamo andare alla grande, quindi bene, possiamo sbizzarrirci. D'accordo, allora. Entrando nel vivo invece del nostro castagnaccio, mentre parlavamo io ho messo sostanzialmente ad ammollare dell'uvetta, in modo tale che appunto diventi più morbida. Poi, ormai sei bravissimo perché l'hai fatto anche prima con il salato, la prima cosa da fare con la farina è andarla a setacciare. Bravissimo. Allora, e quindi questo qua ormai te lo faccio fare a te. Ma che meraviglia. Ti passo magari un cucchiaio. Sì, esatto. Allora, nel mentre vogliamo ridare le dosi? Sì, guarda, mentre tu lo fai, ecco, io do le dosi del castagnaccio dolce. Abbiamo praticamente 250 grammi di farina di castagne, 350 ml di acqua, 50 g di uvetta, 50 g di pinoli, aghi di rosmarino quanto basta, 3 cucchiai di zucchero, un pizzico di sale e olio extravergine di oliva. Quindi pochi ingredienti, economici, ma per un dolce davvero buonissimo. Ma sicuramente, ne sono convinto. Intanto continuo a setacciare la farina, io ne aggiungo sempre un po' di più, poi faccio esatto, così, mantengo tutti e due più veloce, perché altrimenti qua non ci muoviamo più, no? E mentre tu setacci la farina, poi io vado invece a tostare i nostri pinoli. Sì. Ti ricordi che prima abbiamo fatto la stessa cosa anche con i semi di finocchio, no? Vero. Per tirare fuori gli oli essenziali. Sì. E lo facciamo anche questa volta con i nostri pinoli. Bene. Se tu dovessi, mentre io tosto i pinoli, terminare con il setaccio, puoi iniziare ad aggiungere, prima abbiamo aggiunto il latte, stavolta invece la ricetta prevede l'acqua. Ecco. Anche se devo dire, padre Francesco, che ci sono anche alcune massaie di Livorno, comunque della Toscana, che utilizzano una parte di acqua e una parte di latte nel castagnaccio. Come mai aggiungono anche il latte? Perché il latte lo rende un pochino più morbido, quindi è a nostro piacimento. Se vogliamo un castagnaccio un po' più croccante, mettiamo soltanto dell'acqua. Sì. Se lo vogliamo un pochino più morbido, aggiungiamo anche del latte. Ottime indicazioni. Quindi adesso vai a tostare un pochettino quelli che sono i pinoli. I pinoli, sì. Che sì, sono ricchi di grassa a quanto pare. Sì, sì, però in piccole quantità sono ottime per la nostra dieta, perché comunque sono ricchi di vitamina B e quindi comunque fanno bene al nostro organismo, come certo, come tutta la frutta secca, anche ad esempio come le noci e le mandorle, se mangiate in piccole quantità fanno... Certo, beh, come sono... tutte le cose non bisogna mai eccedere. Non bisogna mai eccedere, esatto. Perché poi... invece qui, di far bene può fanno male. Infatti. Ecco, intanto io sto versando l'acqua nella farina e sto mescolando. E quindi è vero, perché
La frutta secca fa bene. Fa bene, è ricca di omega 3, quindi sono anche degli antiossidanti, fanno benissimo sia per i bambini ma anche per le persone magari un po' più avanti con l'età, anche per la calcificazione delle ossa. Insomma, come dicevi giustamente se utilizzati in piccole quantità sono ottimi per la nostra salute. Certo, allora io intanto ho versato l'acqua, ecco qua, guarda che bella crema che si sta realizzando qua. E poi l'acqua, diciamo, ma anche prima con il latte, può esserne necessaria un po' di più, perché magari a seconda della stagione la farina può essere un po' più secca. Certo. Quindi se dovessimo vedere che il nostro pasto risulta troppo secco, aggiungiamo un altro po' di acqua. Bene, allora, adesso un altro dolce bello che ai bambini sicuramente piacerà, oltre che agli adulti, è vero? Tutti, e quindi, guarda che meraviglia. Infatti con la scusa ogni volta io a casa di preparare i dolci per mia figlia, alla fine poi me ne pappo sempre tutti. Bello. Indubbiamente è una bella cosa, credo essere genitori, mamma, papà, è un dono che il Signore ha fatto. Sì, sono stata molto fortunata e mia figlia, credo, insomma, è stata molto fortunata pure lei di essere accolta nella nostra famiglia e purtroppo, certo, insomma, no, non tutti i bambini sono fortunati quanto invece però lo è stata mia figlia. Però abbiamo comunque una bellissima esperienza che tantissime coppie possono fare anche nel vivere l'esperienza della maternità e della paternità attraverso quello che è un'adozione, quindi è una cosa molto interessante, bella e da proporre veramente a tutti. Guarda Padre Francesco, questa cosa mi tocca tantissimo perché io e mio marito non soltanto abbiamo una bambina del Vietnam adottata a distanza, ma Marta, e spero il prima possibile, avrà una sorellina o un fratellino dal Brasile, perché stiamo adottando Marta un bambino. È tua figlia. È mia figlia. Poi avete un'adozione a distanza in Vietnam, di una bambina del Vietnam. Avete anche e siamo per adottare. Tu pensa che mia figlia ogni volta che vede un aereo dice: mamma, forse sta arrivando il mio fratellino. Ma sì, che gioia, sì, questo è molto bello, anche perché comunque non è soltanto chi di solito, purtroppo noi viviamo anche l'esperienza di quelli che non hanno proprio figli, e allora vivono anche di mettere su famiglia in questo modo. Credo che chi ha dei figli invece è un atto, devo dire, sicuramente di amore nei confronti di chi arriverà, però io credo anche di esempio nei confronti di mia figlia, no? Certo, dell'essere generosi e caritatevole, appunto accoglienza. E poi a proposito di cucina, infatti essendo un bambino, una bambina brasiliana, abbiamo iniziato anche a preparare dei piatti brasiliani, proprio per farla sentire a casa sua. Sì. Perché sarà logicamente una continuazione della sua vita, certo, non deve essere annullato assolutamente tutto quello che c'è assolutamente stato in passato. Bisogna fargli continuare a vivere questa esperienza meravigliosa. Certo. Ascolta, sta mettendo adesso. Abbiamo messo praticamente questi aghi di rosmarino. Quindi farina setacciata, acqua. Poi abbiamo aggiunto l'uvetta ammollata, i pinoli, gli aghi di rosmarino e poi mi stavo dimenticando un ingrediente importante che è lo zucchero. Certo, perché comunque, no, che facciamo qua? Quanto e zucchero? Mettiamo 3 cucchiai, ecco. Dai, siamo attenti alla linea, non abbondiamo. Sì, ma non ti preoccupare, quando si tratta di dolci la linea va tutta storta. Ok, eccoci qua. Quindi misceliamo anche lo zucchero. Misceliamo anche lo zucchero e a questo punto non ci resta che andare a fare lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima. Quindi prendiamo una teglia, mettiamo in questo caso sia un filo di olio sulla base per evitare che si attacchi, ma anche un filo di olio sopra e qualche ago di rosmarino sopra. Questo in modo tale che anche per quale motivo questo? Perché anche a livello estetico così si possono vedere gli ingredienti che sono all'interno. Bene, allora prendiamo. Vado a prendere praticamente la nostra teglia. Girata. Ecco qua il composto. Mettiamo quindi, come detto, olio. Prendiamo l'olio. E allora, ecco qua. Livorno quindi è molto fortunata ad avere una cittadina come te,
Va bene così, ho fatto una forma tutta... Va benissimo, ecco. Sì. E, beh, sì, Livorno è una città veramente dove si vive benissimo e dove si mangia benissimo. Certo. Il castagnaccio, infatti, si trova praticamente anche non soltanto nelle pasticcerie, ma anche in tante pizzerie dove si ha l'abitudine poi come dolce finale, a chiusura del pasto, certo, di mangiare il bello castagnaccio. Comunque, bello sostanzioso comunque il castagnaccio. Sì, però magari uno anche se ne mangia... Anche se qualcuno lo fa anche con le castagne proprio, senza farina. Sì, andando a frullare le castagne, se magari appunto viviamo in una zona dove ci sono molte castagne, possiamo andarcela a seccare, frullare, setacciare e fare la nostra farina. Con le castagne fresche? Con le castagne fresche, beh, possiamo andare sostanzialmente a farle bollite, sempre con i semi di finocchio, oppure possiamo tostarle in padella e quelle, vabbè, le classiche caldarroste, insomma. Beh, certo, oppure certo. Fare una zuppa di castagne pane, tu sai, no? Che in Toscana si usa molto il pane raffermo senza sale, ci sono tante ricette come la pappa al pomodoro, come la ribollita, guarda, la panzanella. Silvia, io non ho parole perché tutte queste ricette... Poi anche le nostre cuoche che si trovano e cuoche che si trovano a casa dicono: aspetta un momento, che hai fatto fa? Il castagnaccio salato, mo questo qua dolce, poi ci stai dicendo tutte queste ricette e non ce la facciamo più. Perché la Toscana ci regala tanti ingredienti buoni. E anche tante ricette che appunto sono nate per spesso sfortuna, ma che invece poi sono diventate la fortuna. Tante tradizioni, tante comunque tradizioni. Che ci sono, ci saranno tante belle tradizioni, sì. Anche feste particolari o sagre particolari. Sì, come no, c'è la sagra del cacciucco, ecco, che non si può assolutamente non mancare. E poi ci sono tante altre sagre, ad esempio in estate c'è la sagra della triglia, vengono fatte le triglie appunto alla livornese, le triglie fritte. C'è il cacciucco ancora, di triglie, insomma, veramente quindi, chi più ne ha più ne metta. Bene, sì, allora, sì. Nel mentre penso che il composto... Il composto è perfetto, è sei stato bravissimo, possiamo unirlo. Allora, facciamo così. Sì, magari io ti aiuto. Ecco, questo qua lo alzo un po'. Sì, aspetta ecco, che te lo grazie. Prendo io. Altrimenti non riesco. Eccoci. Siamo lì e intanto, ecco qua, il composto viene tutto quanto messo in questa teglia, già precedentemente... Unta con un filo di olio. Un filo d'olio. O se non vogliamo magari appesantire ancora di più, possiamo mettere della carta forno, della come carta preferiamo. Forno. E come vedi, insomma, lo andiamo un minimo. Genuino, mettiamoci un po' d'olio che è meglio. Ecco, che poi insomma, un buon olio extravergine di oliva, fra parentesi a crudo, non fa neanche poi male. Poi dicevi di aggiungere dell'altro. Guarda, sì, se magari mi dai una mano ne do alcuni aghi anche a te, sì. E poi avevi preso l'olio giustamente perché diamo una spolverata anche di olio. Facciamo, ecco qua, gli aghi li mettiamo tutti così come vanno. Sì, abbiamo fatto questo sparsi, settore qua. Sì, 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 fatto sì. Quell'altro. La cucina toscana è una cucina molto casareccia, no? E quindi va bene, come va viene, benissimo. Viene. Come viene, viene. Eccoci. Ma sì, allora ci mettiamo un filo un po' di d'olio, un filo sì. D'olio, come viene, viene. E vai. Allora io mi canto un bel Kyrie eleison. Kyrie eleison. Va bene così? Perfetto. A posto? Perfetto. E questo lo dobbiamo infornare a 180 gradi per tempo? 30 minuti circa, stessa cosa che abbiamo fatto anche per il nostro castagnaccio salato precedentemente. Guarda che carino che è così, È molto carino e vedrai, poi adesso ti farò vedere i risultati di entrambi, non potrai farne a meno. Assolutamente no, intanto allora lo andiamo ad infornare. Guarda, ecco. Io ti apro. Grazie. Attenzione. Ecco. Metto qua. Ecco, lo chiudiamo. A posto. E poi, visto che siamo qua, ti chiedo il tuo aiuto, magari nel quale vuoi portare, il salato ma o il sì, dolce? Ma sì, il primo che capita. Ok, eccoci qua. Ed ecco qua, carissime amiche, carissimi amici, il piatto pronto sia del castagnaccio salato che quello dolce. Guardate che meraviglia il risultato finale.
Molto bella, anche il fatto delle cipolle. Sì, qua, vedi, messe infatti così. È la stessa cosa che abbiamo fatto con il rosmarino, no? Di mettere degli ingredienti sia nella parte interna, sì, ma anche nella parte, diciamo, più in superficie, così dà anche decoro al nostro, certo, piatto. Guarda che bello, magari con un po' di zucchero a velo sopra, quello dolce. Perfetto, perfetto, gloria, perfetto. Sì. Ecco, quindi proprio alla grande. Alla Bene, grande. Allora, carissimi, con il saluto tipico francescano del pace e bene, non posso far altro che augurarvi buon appetito insieme a Silvia, che ringrazio ancora una grazie volta a te, di essere venuta. E poi ovviamente alla prossima. Pace e bene a tutti. Ciao. Ciao.